che non si può uscire di casa, abbiamo deciso di entrare noi sui vostri divani direttamente. Prima cosa da fare, ragazzi, seguite la pagina perché ci saranno delle grandissime novità, alcune le avete già viste, ci saranno i miei video, Joy Tassello per chi non mi conosce, soprattutto Instagram, YouTube è appena nato, è un canale piccolo, siete tutti assolutamente benvenuti e io direi che come primo video facciamo un bel tour del negozio. Le sedi in questo momento sono ferme per il pubblico, ma in realtà sono sempre attive online, quindi vi ricordo che per un mese ci saranno le spedizioni gratuite in tutta Italia, gratuite, grande così, gratuite. Scrivete nella chat di Facebook, di Instagram, potete chiederci tutte le informazioni che volete, ma soprattutto per le spedizioni gratuite in tutta Italia c'è la mail spedizioni@merula.com. Scrivete per ricevere tutto quello che vi serve. Merula c'è, voi state comodamente a casa, interagite con noi, scrivetemi, fate quello che volete perché sarà un modo comunque per passare il tempo e divertirci insieme. Ciao! Non uscite, perché tanto veniamo noi, quindi mi ritrovo esattamente qui. Che credo che per molti batteristi questo sia fondamentalmente il paradiso. No, ma guardate quanti rullanti. Una quantità incredibile di suoni di batteria. Immaginatevi 30 batteristi che stanno suonando, uno dietro l'altro. Oggi però non c'è nessuno. Se non l'avete capito, viaggiamo all'interno del negozio e scopriremo tante cose belle, ma soprattutto i piatti. Io ho bisogno di una bacchetta però. In un reparto batterie non puoi non avere una bacchetta. Quindi adesso cercherò una bacchettina. Eccola qua. Sembra un batterista, vero? No, eh? No, giusto. Voglio sentire i piatti. Andiamo a sentire il suono dei piatti. Questo me lo devono spiegare. Allora, batteristi, a cosa serve questo piatto? Si legge il punto interrogativo? Ecco, questo è il suono del punto interrogativo. Oh, ma qua ci sono dei china. Mamma mia! Questo lo dedico a tutti i batteristi. Che canzone è? Avete 5 secondi per rispondermi. 4, 3, 2, 1. La risposta è... Dal reparto batteria è tutto e passiamo al mio reparto preferito, cioè le chitarre. Ok, io sto ancora cercando il mio reparto, vi faccio vedere dove mi trovo. Qua bisogna fare silenzio. Io mi sono sempre chiesto, come si suona un pianoforte? C'è qualcosa che non va su sto piano. Raga, neanche questo è il mio reparto. Ok, io credo di non essere ancora arrivato al mio reparto, però in questo momento mi ritrovo qui. Dai pianoforti, voilà, alle tastiere futuristiche, sintetizzatori, pianoforti elettrici, software. Ogni producer sognerebbe più o meno questo. Voi schiacciate i bottoni, vengono fuori dei suoni, fate un sacco di canzoni e vi fate un sacco di soldi. I pianoforti elettrici, quelli che suona Valentino Rossi, Angolo Storia, Moog, il Rhodes, Stilphone. Qui ragazzi è un angolo di storia, quindi non è il mio reparto, ma è comunque una figata. Le chitarre. Queste non sono chitarre. Allora, siccome c'ho il fiatone, siamo nel reparto dei fiati. Mamma mia, ma guardate questi. Già. Wow. Questi io li ho sempre solo visti nelle orchestre, nelle bande.
Devono essere pesantissimi. Comunque, se qualcuno di voi suona questi strumenti, potrebbe ordinarne uno, farselo arrivare a casa, farci un bel video, così anche io imparo qualcosa, perché ammetto la mia ignoranza. Ciao. Ok, forse ci siamo. Credo di essere arrivato nel reparto giusto, quello delle chitarre. Beh, dall'altra parte ci sono anche i cugini bassisti, quindi salutiamo tutti i bassisti. Ciao bassisti. Ok, guardate qua la fila dei bassi. Stupendi. Però i bassi sono belli, ma hanno solo quattro corde, a noi ce ne servono sei. Anche sette possono andare bene. Cucù, le Telecaster possono essere un ottimo modo per iniziare. Dall'altra parte ci sono le Strato. Ok, adesso però io ho solo un piccolo problema. Cioè, immaginatevi di essere veramente da Willy Wonka e avete tutti i dolci del mondo. Quale mangereste? Vi chiedo, voi? Quale chitarra suonereste adesso? È la scelta stessa, l'imbarazzo, capite? In questo momento io mi dovrò inginocchiare perché siamo di fronte al sacro muro delle Gibson. Queste chitarre sono una più stupenda dell'altra. Oh, ma io questa l'ho avuta! Questa quando ero piccolino io suonavo questa qua, gialla, Ibanez Steve Vai. Quindi abbiamo visto Telecaster, Stratocaster, quindi Fender, Gibson. C'è un'ampia scelta di amplificatori che io ci rimango veramente male ogni volta. Scrivetemi qua sotto nei commenti che cosa volete suonare. Scrivetemi la chitarra di cui volete sentire il suono e io la proverò per voi, la proveremo insieme. Ma soprattutto mi raccomando, scrivete alla mail di Merula per le spedizioni e per avere tutte le informazioni sugli strumenti. Ciao. Voi dovete stare a casa, perché tanto veniamo noi da voi. E in che maniera? Beh, allora, innanzitutto fateci sapere di quali strumenti voi vorreste vedere un video, una clinic o magari una diretta tutti insieme, dove possiamo provare uno dei nostri strumenti preferiti, nel mio caso chiaramente le chitarre. E soprattutto, la cosa divertente è che potete ricevere i vostri strumenti a casa gratuitamente, ok? Perché le spedizioni questo mese sono gratuite, ok? Quindi appena vi arriva lo strumento a casa, fate un bel video, ci mandate un feedback che noi lo pubblicheremo sui nostri social e tutti insieme faremo una bella jam session. Scusate, c'è una chiamata. Pronto? Sì? Sì, tutta Italia. Sì, gratuita, certo. Ah, è così, questo mese va così. Beati voi. Ciao. State a casa, veniamo noi da voi. Ciao.